this. This is humanity. Into rising sentence. Dalla terza della danza sportiva, che è Chiara Ferrari di Danza Mania Liguria. Chiara Ferrari, ora passiamo alla danza, che mi sembra che stia facendo. Lei sta insegnando e ritira una collega. Adesso. Con 19.763 voti abbiamo Niccolò Di Stani. Grazie. È stato un grande allenamento. Un grande numero, 19.000. Questo lo prima la Roberta, vuole pregare lei. Niccolò Di Stani. Facciamo premiare. Un grande clac anche Laura, sulla... Sono timide. Le altre colleghe sono timide, la Roberta no. Niccolò Di Stani, che si aggiudica così il suo premio. Adesso per iniziare la premiazione di Junior, chiamiamo anche Alessia, sei distratta. Voglio chiamare proprio te, Alessia Bonati, della polisportiva Spezzina Disabili, ma anche responsabile dei Ligure degli Special Olympics. Intanto ci racconta qualcosina sugli Special Olympics che avvengono a giugno qua in città. Vediamo la Bonati. E poi si ferma con noi a premiare. Che la vedremo poi fra un po', veramente, veramente in gioco, ritornerà alla grande. La nostra città ospiterà dal 19 al 24 di giugno i 30esimi giochi nazionali Special Olympics. 1200 atleti che arriveranno da tutta Italia, atletica leggera, calcio, ginnastica artistica e ritmica, badminton, pallavolo, bowling, un po' in tutta la nostra provincia, soprattutto a Spezia naturalmente, con marina militare, aeronautica, tutte le forze armate coinvolte, il comune di Spezia che ci darà una mano grandissima supportandoci con tante iniziative, con le strutture sportive, lo Spezia Calcio che devo dire quest'anno ha fatto veramente è entrato nei nostri giochi, è una cosa importante per una squadra di Serie B che ci affianca, e poi tantissime collaborazioni con associazioni di volontariato che ci affiancheranno, tutto il mondo sportivo. Quindi noi vi invitiamo il 20 di giugno alla cerimonia d'apertura che sarà appunto aiuto al Stadio Montagna, io mi auguro, è vero, e quindi per vedere se i nostri 1200 atleti che arriveranno da tutta Italia e poi per avere la possibilità anche durante poi la settimana dei giochi di da vedere. Anche alla lunga fila. Passiamo un attimo la parola al caposervizio, Marzio. Sì, grazie. No, volevo dire, vabbè, ora passiamo agli junior, chiaramente poi faremo la premiazione finale dei due vincitori assoluti, cioè il vincitore della categoria senior assoluto, quello che ha preso più voti di tutti in assoluto a prescindere dalla disciplina, e dello junior. Quindi adesso appunto non voglio far attendere la vincitrice, però almeno poi li prendiamo insieme, più bello, fanno anche parte di due scuole diverse, quindi ancora più entusiasmante secondo me. E
una parolina appunto volevo aggiungere sui premi, ringraziare di nuovo innanzitutto Presidente Barreca perché ce ne ha portati veramente tanti, si sono aggiunti agli altri premi che sono simbolici, perché ovviamente è un sondaggio, non è un concorso a premi o che, quindi c'è per tutti quelli che sono qui, quelli che sono stati diciamo convocati sportivamente parlando, la medaglia, il diploma, poi abbiamo, lo dico per chi magari non l'ha visti, c'è una maglietta personalizzata per ognuno e poi qualche gadget nostro, cose abbastanza via, alcune culturali, alcune un po' più sportive, cose da poco ma per farvi insomma sentire che il giornale vi è vicino e vi segue, ecco, al di là degli articoli che escono tutto quanto. Niente di che, insomma, solo un po' una bella vetrina per voi, ecco questo, noi teniamo. Lascio subito a Marco, almeno ripartiamo con gli junior. Perfetto. Arriva subito dottor Barreca. Per Giovanni Carella, della Marina Militare, c'è la mamma. Stavo sincerandomi per i premi, fosse tutto a posto. Passiamo al calcio. Calzolari, 15 anni, 2.304 Lorenzo Calzolari, lo vediamo salire adesso del canaletto. Si guadagna la sua medaglia come tutti del resto, un bel riconoscimento attraverso la nazione che il lettore ha messo in luce questo per ragazzo per quello che vede fare nella sua performance durante il periodo del suo allenamento, delle sue esibizioni. Almeno quello abbiamo cercato di farlo. Un riconoscimento che dobbiamo dire che ha una certa importanza, una certa valenza, perché vuol dire che la città legge il giornale, segue questi trafiletti che raccontano un po' la loro vita, dando poi più o meno l'esaltazione a seconda di quello che fanno, però insomma dobbiamo dire realmente che questo è veramente una bella riconoscenza. Allora, quinto classificato Matteo Paita, 10 anni del Magra Azzurri. Magra che allenato Samuel Palomba, 9 anni dalla Olmi, Magra Azzurri. Non c'è neanche Monica lui. Olmi. Terzo Davide Perla, 9 anni del Borgo, 4.275 voti. Ecco che arriva correndo. Adesso abbiamo i ragazzini, insomma, quelli che sono un po' l'anima anche della famiglia, famiglia che corre dietro loro per vedere le performance di questi dei propri figli. E a volte con molto dispendio di energie perché purtroppo adesso per mantenerli i prossimi due premi, c'è il primo e il secondo classificato, lo spezzacalcio degli allenamenti, della palestra, insomma. Portarci due belle sorprese. E gli spostamenti. Per il secondo abbiamo il cagliardetto dello Spezia ed è Mattia Gilardi con 9.897 voti. Sentiamo i numeri, 9.800 voti, perciò vuol dire che insomma 9.000 persone hanno ritenuto, opportuno dare questo premio a questa ragazzina. Cagliardetto è firmato da tutti i giocatori dello Spezia naturalmente. Il Gagliardetto dello Spezia che si terrà attaccato alla parete con grande gelosia. Adesso andiamo al primo classificato, ha 16 anni del Ceparana con 11.512 voti, è Marco Corvi, per lui invece c'è il pallone firmato da tutti i calciatori dello Spezia. Anche qui un'altra bella riconoscenza, un pallone che sarà messo sicuramente sul mobile per
trattenere e far vedere agli amici. Insomma, dobbiamo dire veramente che è stato fatto una bella cosa da parte della nazione. Il fratello di quello che ha vinto di segno. Grande attività sportiva. C'è ancora la borsa di Roma. Ci fermiamo un attimo sul calcio, facciamo dire due parole all'assessore Saccone. Prego. Beh, io innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare la nazione, perché veramente hanno fatto un lavoro straordinario di partecipazione, ma per me è un'occasione importante perché sento spesso dei miei coetanei che hanno dei figli e dicono: sì, ma mi chiedo, tuo figlio ha un passport? Sì, qualcosa, ma è impegnativo, io non c'ho tempo, non ho tempo, è la frase che più sento veramente in maniera ricorrente. Quindi questo fa veramente capire del grande sacrificio che fanno i genitori, che fanno i nonni, ed è proprio a voi che dico grazie, perché non si ottengono così i risultati, no? È facile vedere, voglio dire, i bambini fare un po' di struscio, annoiati in casa e con i videogiochi, poi dire: ma mi è venuto così. Insomma, bisogna anche un po' seminare e darsi da fare, bisogna un po' cambiare, no? E siamo noi responsabili, insomma, non dipende solo da loro. Spesso abitiamo in posti, come dire, dove c'è bisogno della macchina, c'è bisogno di accompagnare, a volte i figli sono due, i nipoti sono due. Quindi veramente grazie per quello che fate. Ed è un'occasione per dirla qui, perché poi è difficile, insomma, poter dire. La seconda cosa a cui tengo è ringraziare le società sportive, perché credetemi, a volte c'è un po' di astio tra una società sportiva e l'altra. Ma io non conosco nessun presidente che si è fatto la villa al mare con le quote, con le poche quote. Piuttosto conosco persone che hanno ipotecato la casa, che hanno messo il mutuo, sono dei pazzi amanti del proprio sport, che veramente hanno dato la vita per lo sport, e a volte vedo anche premiare dei figli d'arte, no? A volte vedi, prima ho sentito Sapere, mi viene in mente con la pallamano, piuttosto che Soliani per lo judo, magari qualche nome mi è sfuggito. Sono veramente persone, quelle che portano avanti le società sportive, che con grande sacrificio, con spirito di volontariato, veramente con uno spirito di ammirazione, portano avanti lo sport in questa città. Ed infine un ruolo fondamentale, che è quello degli istruttori. Gli istruttori non sono più gli istruttori di una volta, non ci sono più i genitori a casa che sono queste grandi figure di riferimento, ma oggi gli istruttori sono anche degli educatori. Quindi veramente grazie a quegli istruttori che non sono soltanto istruttori, ma sono anche educatori, padri di famiglia, che insegnano non soltanto a vincere, ma anche a saper andare fino in fondo, per riprendere un po' il motto dello Special Olympics. Non tutti siamo campioni, non tutti siamo vincitori, ma quello che manca nei nostri giovani è non mollare, andare fino in fondo. E sono questi i valori delle società sportive, degli atleti che vedo in questa stanza, che sono nella nostra città, e a voi va veramente il mio ringraziamento. Grazie. Grazie all'assessore. Passiamo al volley, a Linda Bizzarro, 16 anni, del Santo Stefano Magra, 3.986 voti. Linda Bizzarro. Brava Linda. Per il volley. Adesso tocca a Leonardo Sentieri, che è dello Shori, 14 anni, per il karate, anche se lui fa anche canoa polo, giusto? 1.399 voti. Ha già vinto tante medaglie col karate. 14 anni. Quello che si evince, si vede in questa giornata, non è che si dia il premio perché hanno vinto una gara, si dà un premio per la loro riconoscenza sportiva, allora, per la loro passione che mettono e per le votazioni che sono state date dalle persone, qualunque, che ha notato in questi ragazzi
la buona preparazione atletica e la buona esposizione delle performance che sono riuscite a portare fino in fondo con grande, con grande qualità. Che disciplina fai? Ma cosa che gara? Bravissimo, un applauso. Corsa campestre. Allora, per il pattinaggio artistico è una campionessa, quindi si aggiungerà questa, il nostro diploma, la nostra medaglia, si aggiunge a quelle che ha già vinto tante. Sara Peghini della Spezia Roller con 7.699 voti. Ora tutta già con tanti fregi. Premio Alessia Bonardi. Allora, Giulia Lepri, Rari Nantes Spezia, 14 anni, terza classificata. Non c'è? Niente. Dove tanto viene redazione, non ci sono problemi. Allora, Gabriele Carbanesi, secondo classificato, 12 anni, della Rari Nantes Spezia. Anche lui non c'è. Niente, proprio lui. Primo con 6.908 Cristian voti. Faè. Lo allena ovviamente Simone Menoni. Sempre in moto. Era sul giornale stamattina? Ok, bronzo. Complimenti. Cristian Faè. Per lui c'è una felpa della Prorecco. Abbiamo, mi sono dimenticato prima del pattinaggio artistico, nella seconda classificata dello skate in luna Elena Pagliaro, non so se c'è, c'è la nonna. Perfetto, Elena Pagliare, lo skate di luna, 12 anni, 4.965 voti. Grazie anche alla nonna, naturalmente. Adesso nel ciclismo abbiamo Nicolas Dova, 12 anni. Il canale della scuola patrimoniale 2.781 voti. Anche un fratello che corre. Dennis, giusto? Adesso abbiamo il tennis. La sorella di Mattia, Martina Gilardi. 12 Martina anni, Gilardi, 12 anni. Sono divisi i voti, erano entrambe la stessa categoria. Mi sembrano veramente pochi per una ragazzina così che dimostra molto di più. Bravissimo.